Ciao belli del SEO, sono Andrew e vi do il benvenuto in questo episodio speciale. Come abbiamo fatto un po' di tempo fa, oggi ci guarderemo insieme dei video che voi mi avete mandato su TikTok. Li commentiamo e vediamo se ci fanno cacare sotto. Quindi, prima di cominciare, come al solito, io vi ricordo di innanzitutto seguirmi su TikTok e poi, se mentre scorrete nell'applicazione vi trovate davanti a dei video spaventosi che vi fanno venire un po' di brividi, comunque vi fanno inquietare in qualche modo, mandatemeli lì da qualche parte, comunque fatemeli vedere, così potrò fare nuovi episodi di questa serie che comunque dal primo episodio ho notato che vi è piaciuta abbastanza. Tra l'altro sono contentissimo che mi avete inviato tantissimi video, davvero non me l'aspettavo. Perciò direi che oggi puntata piena, non perdiamo altro tempo e cominciamo. Anzi, prima vi ricordo che su Pumpling trovate tutte le magliette che indosso nei video e ovviamente anche tante altre bellissime che io non ho ancora preso ma che comprerò. E se le prendete anche voi e inserite il codice Andrew avrete anche delle calze a scelta in omaggio. Adesso iniziamo a guardarci sti benedetti TikTok. Come al solito ragazzi, questo è il mio profilo. Siamo in tantissimi su TikTok. Grazie. Allora, i video che mi avete mandato io non li ho visti per intero, ho visto soltanto l'inizio e se mi sembravano fighi li ho messi nei preferiti, quindi adesso andiamo nei preferiti. E potete vedere che ci sono un bel po' di video da vedere insieme. Cominciamo subito con una clip che ha 27,9 milioni di visualizzazioni, quindi ho paura che sia bella pesante. Allora, innanzitutto nella descrizione c'è scritto: per mesi mia figlia ci ha detto che c'è qualcuno nel suo armadio. Mesi. Occasionalmente ha anche fatto il nome di un vero specifico membro della famiglia che è morto. Adesso invece dice che è un uomo cattivo, tra virgolette. E dato che io credo a questo tipo di roba, sto ancora leggendo. Dato che io credo a questo tipo di roba, ho detto ripetutamente a mio marito che avremmo dovuto chiamare il prete a far benedire la casa. Dato che questa non è la prima cosa strana che accade in casa. E non è nemmeno la prima catturata in video. Ma questa è la prima che è assolutamente al 100%, anzi al 1000% inspiegabile. Proprio qualche notte fa, la videocamera che c'è in camera sua ha catturato questo. E non avrei nemmeno visto questa clip se non si fosse alzata piangendo, 5 minuti dopo aver detto che la sua faccia le faceva male. Poi ho scoperto un graffio appena fatto e ho quindi deciso di vedere che cosa avesse fatto la bambina. Ma invece ho trovato questo. Se avessi avuto i soldi, ci saremmo già trasferiti. Saggia scelta. Ma vediamo questo fantomatico video da 27 milioni di visualizzazioni. Sarà così spaventoso? Scopriamolo. Ok, in effetti la porta si apre. Molto lentamente. E la bambina stava dormendo e basta. Allora, lei ha detto che è al 1000% inspiegabile, ma secondo me una spiegazione c'è. La madre ha mentito e ha voluto fare lo scherzetto a tutta TikTok di mettere un filo da pesca collegato al pomello, aprire la porta di quell'armadio e crearci su questa bella storia per fare visualizzazioni. Però potrebbe anche essere che non sia così. E se non fosse così, significa che è successo qualcosa di strano, probabilmente paranormale, dato che fisicamente nessuno potrebbe essere lì. È di sicuro una clip interessante, però diciamo che è pieno il web di questi video del genere. Pensavo fosse qualcosa di un po' più pesante. Invece no, abbastanza basic come contenuto. Quindi andiamo avanti. Ok, questa è una galleria di immagini che parte malissimo, ragazzi, parte malissimo. Questa è una emo. No, 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 no. Raga, no, 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 no. No, a me queste cose mi fanno paura. Dio è buono tutto il tempo, sì. Oddio, per favore svegliati. Stai avendo un incubo.
Svegliamoci, raga, stiamo avendo un incubo. No, che ansia. Ecco ragazzi, mi fanno più paura queste foto che quei video presunti paranormali, specialmente se sono accompagnate da queste musichette molto carine. No! Oh mio Dio, raga. Ma vi immaginate vedere sta roba ai piedi del vostro letto? Io no, grazie. L'Atman, raga. L'uomo col cappello. Se non sapete che cos'è, potrei farci un video. Fatto bene. Lo faccio. Lo faccio. L'uomo col cappello. Tanta roba. Ansia. Altro Hotman. Ok. Questo TikTok, perché me l'avete mandato? Cioè, mi sono venuti i brividi. Avendo una stanza buia alle mie spalle, fa paura, ve l'assicuro. Non è niente di che, cioè, sono foto finte, ovviamente. Però sono tanto inquietanti. E niente, non posso dire niente, sono foto finte, fatte apposta per inquietare e tanta roba. Riescono nel loro intento, almeno secondo me. Fatemi sapere se a voi invece vi hanno inquietati. Proseguiamo. So you guys, I just pulled over to use the restroom, car drive. Ok, ha detto che si è appena fermato per usare il bagno. E guardate che cosa ho trovato. Trucks and look what I seen. Ah, carino. So you guys, I just... Un albero. Oh madonna, creepy. Cioè, questo è stato fatto, la testa tra virgolette è stata aggiunta, i capelli sono stati aggiunti da qualcuno. Però sì, niente di troppo spaventoso. Ok, vediamo. Già che ci sono delle bambine che giocano al buio da sole. No. Ok, dobbiamo guardare lei. Ok. In questa clip si può vedere chiaramente come le bambine stanno recitando. Cioè, se accadesse davvero una cosa del genere a delle bambine, non sarebbe questa la reazione. Ne sono sicuro al 100%. Sì, credo che sia una sorta di clip fatta apposta per promuovere qualcosa. Cioè, quindi magari una sorta di short horror film, cose del genere. Però abbastanza spaventosa, sì. Andiamo avanti. Video inquietanti che ho trovato su internet, parte 241. Ok, let's see. Questo video lo conosco molto bene, ma ve lo faccio vedere e poi vi dico. Chi è? Vai via di qui. Vai via di qui. Sì, allora vi dicevo che conoscevo questa clip perché l'ho analizzata proprio nell'ultimo video che è uscito sul canale Solo Horror. E praticamente cosa è successo? Questa madre con il figlio stavano tornando a casa, appunto, e appena si sono chiusi dietro la porta c'era questo tizio che probabilmente li stava seguendo già da un po', che voleva entrare in casa. Non si sanno le sue intenzioni, non si è mai riuscito a capire chi fosse. E per fortuna, ragazzi, per fortuna il bambino che è entrato per ultimo ha chiuso a chiave la porta. Cioè, non tutti i bambini pensano a chiudere a chiave la porta, quindi per fortuna è stato intelligente e l'ha chiusa, ma tutta questa situazione sarebbe potuta andare decisamente, decisamente male. Ad oggi l'uomo non è stato trovato, non si sa chi sia, e quindi si rimane un po' così.
state attenti ragazzi, chiudete sempre la porta. E queste sì, sono le clip che fanno davvero paura perché mostrano la realtà. Le persone inquietanti fanno più paura di qualsiasi fantasma o demone e chi che sia. Ma comunque proseguiamo. Allora, qua c'è scritto "The body bags are moving". Le borse per i corpi, body bags, cioè, tipo dove si mettono i cadaveri, credo, si stanno muovendo. Ah, vediamo la descrizione. Questo è successo a Darren. Lavorava come uomo delle pulizie. Prima in Cina, adesso qui. No, 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 no. 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 Allora c'è scritto prima in Cina, adesso qui. Credo che si riferisca al fatto che qualche mese fa si diceva che in Cina era stato avvistato il primo zombie. Ovviamente ragazzi, era una bufala, niente di vero. Non credete quando leggete notizie del tipo zombie in Cina o chissà dove, o quantomeno informatevi più a fondo se le sentite. Comunque sì, credo che questo sia un'altra clip fatta apposta per supportare quella bufala di qualche mese fa degli zombie in Cina. Quindi niente, di sicuro è inquietante da vedere. Sì, avete fatto bene a mandarmela, perché comunque vedere una sacca in cui dovrebbe starci un cadavere e muoversi così non è niente di tranquillo e carino, quindi va benissimo così. Fatemi sapere se voi invece pensate che esistano davvero gli zombie e che ci stiano per invadere. Sarebbe il modo perfetto per finire il 2022. Ah, che bello. Continuiamo. Qua c'è scritto: a tutti, per favore, state al sicuro e prestate attenzione ai vostri dintorni, a ciò che è intorno a voi. Vediamo. Un altro video citofono. Ok, questa donna sta uscendo di casa. A buttare l'immondizia, probabilmente. Rientra veloce in casa, che sei negli Stati Uniti. Rientra veloce in casa. C'è qualcuno lì, c'è qualcuno lì. Ok, sì. Ok, sì. Oh, per fortuna ha chiuso a chiave. Minchia. Raga, quella però... No, 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 no. Allora, lei ha aperto. Ovviamente incuriosita, si sarà chiesta chi fosse. E per fortuna quell'uomo che era lì non era uno di quei pazzi, come vediamo spessissimo nei video dei videocitofoni, che rimangono lì alla porta. Se fosse rimasto lì alla porta a continuare a bussare per provare a entrare, sarebbe riuscito a entrare. Comunque non si sa bene come sia finito questo video, non ci sono aggiornamenti e quindi speriamo la ragazza stia bene. Comunque senz'altro un video inquietante, perché in tutti questi video qua si sfiora per pochissimo una possibile rapina o peggio, perché comunque siamo negli Stati Uniti e la gente ha le armi, peggio omicidio. Quindi sì, fanno davvero venire i brividi. E sinceramente, anche qua in Italia, ragazzi, succedono queste cose, i ladri ci sono. E anche se magari non hanno la pistola, hanno comunque i coltelli. Quindi state sempre attenti, chiudetevi sempre a chiave in casa e prestate sempre attenzione a tutte le cose strane che accadono intorno a casa vostra. Mi raccomando. Ok, qui abbiamo Team Morozov, famosissimo canale di uno youtuber che va in giro per posti abbandonati e infestati e riprende delle clip, ragazzi, che se sono vere è il segno che dobbiamo lasciare questa terra. Ciò significa che probabilmente non sono vere. Adesso vedrete. Ah, ok, questa... Ok, solo la clip della palla. Allora, è pieno di roba simile fatta da lui, ma anche altri suoi colleghi. E la teoria che mi è venuta in mente a me è che riescono a replicare tutti questi fenomeni paranormali pesanti utilizzando delle tute verdi. Cioè, praticamente un loro amico, un loro complice, si mette quella tuta verde integrale, come nei film, sposta la cosa che deve spostare e poi tolgono l'omino con la tuta verde con l'editing in post-produzione. E sarebbe l'unica spiegazione logica che mi viene, perché se non fanno così,
Allora, non so, tutti i fantasmi più aggressivi li hanno beccati loro. Comunque, sperando che non sia niente di vero, non so se conoscete la tipologia di video, andiamo avanti. Famiglia terrorizzata da un'entità maligna. Chiaramente. Ma vaffanculo, dai, è impossibile. Se... È impossibile, raga, come in The Conjuring, quella scena lì che ora vi metterò qua, da qualche parte. Non è realistico, dai. Mettete il sale, ok. Oh, che cazzo ha messo? Ah, chiaramente sì. Ok. Allora, ragazzi, cioè, sono tutte cose ovviamente spiegabili. Poi il fatto che succedano così violentemente, così fisicamente, è strano. Ovviamente, se voi credete che queste clip siano reali, scrivetemi qua sotto anche il perché credete siano reali. Io non credo siano reali perché sono troppo. Però fatemi sapere anche voi. Tutta a lei, eh? Madonna. Allora, se fosse qualcosa di reale, che ovviamente potrebbe essere, cioè io non voglio escludere a prescindere qualche possibilità solo perché sarebbe paranormale. Solo ecco, vedo molto difficile che tutta questa attività, tutta concentrata nello stesso luogo, tutta così potente fisicamente, credo proprio che non sia possibile. Poi vabbè, se qualcuno di voi ha anche avuto esperienze del genere, ovviamente lo può scrivere, ce lo può raccontare, vediamo un po' di capire insieme di che cosa si tratta. Informazioni riguardo a questo... Un video in italiano. La clip parla da sé. Una bambina sta camminando in cucina quando improvvisamente si ferma a guardare qualcosa. Quello che succede dopo è davvero spaventoso. Sembra preoccupata comunque la bambina, eh? Cosa succede dopo? Ah, rimane scioccata. No. Allora, sembra che stia parlando con qualcuno e sembra che quel qualcuno, o a questo punto qualcosa, abbia preso quell'oggetto che lei ha in mano e abbia iniziato a tirarlo verso di sé. Però la bambina non voleva darglielo e quindi l'ha ritirato indietro. Può essere anche che abbia fatto tutto la bambina da sola. L'immaginazione nei bambini, sapete, è molto vasta. Però continuiamo a vedere. Sì, l'ha fatto lei. La seconda volta con quella valigetta che ha è molto più visibile il fatto che l'ha fatto apposta. La bambina senza preavviso si ferma sui propri passi e fissa qualcosa, come se qualcuno le stesse bloccando la strada. Poi comincia a dialogare. La possibilità che questa bambina abbia un'immaginazione iperattiva non è da escludere. Che è quello che penso io. Ma il modo in cui interagisce con il presunto amico immaginario spaventa la madre della bimba. Rosie B, la mamma in questione, pensa che potrebbe essere stata un'entità ultraterrena che sta cercando con la forza di portare via il contenitore alla figlia. Ancora più inquietante è il fatto che quando Rosie ha chiesto a sua figlia con chi stava parlando, ha risposto dicendo che si trattava di una bambina. La madre ha deciso di scoprire la storia di casa sua, poiché pensa che questo potrebbe spiegare l'evento accaduto, ma fino ad allora questo video rimarrà un mistero. Sì, allora ragazzi, secondo me appunto è così, l'immaginazione di questa bambina è molto vasta, ha questa amica immaginaria o amico immaginario e ha messo in piedi questa scenetta del fatto che l'amica o l'amico gli voleva strappare di mano quelle cose ma se le riprese. Secondo me si vede, ma facciamo un replay. Ok, la prima volta che succede può quasi sembrare vero, che sia appunto qualcosa che le prende il contenitore.
Ma la seconda volta fa lei così col braccio proprio. Si vede. No, secondo me è l'immaginazione. Però ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate voi e nulla. Continuiamo. No. Allora, probabilmente questa è, boh, si fa di qualcosa. Però immaginatevi veramente svegliarvi. Allora, immaginatevi. State dormendo. Sono le 2:30 di notte. Avete un videocitofono in casa, ovviamente. E vi arriva una notifica che qualcuno è alla tua porta. Cliccate la notifica e vedete questo. Un po' fa ridere e un po' fa cagare in mano dalla paura, cioè, cosa vuole questa? Però comunque dai, prendiamola sul ridere e andiamo avanti. Allora, cerco di tradurvi mentre succede tutto. Abbiamo sentito dei rumori venire da fuori. Ah, venire dalla porta. Non so cosa sia. Bimbo, vieni con me, credo il figlio. Ok, il figlio dice: mamma, quando è che arriva papà? E lei risponde: arriverà, ora lo chiamo. He will come. I'm calling him. And our power went off. Ha spiegato che la luce è andata via. What the fuck are you doing? No. Jacob, it's nothing. Daddy's coming home. When? Ok, gli ha detto, ok, non c'è niente al bambino. Papà sta tornando a casa. Capito? Ma lo terrorizzi. Ask what? Is anyone here? Ha chiesto se c'è qualcuno. Bitch. Ha bussato. What do you want? Cosa vuoi? Can you leave now? Get out! Cazzo, aveva del potenziale sto video. Aveva del potenziale, ma palesemente non è successo nulla e alla fine la voce che dice get out, andate via, è stata fatta da uno di loro. Get out! Se ho capito bene, è una stronzata. Cioè, è fatta apposta per essere una stronzata, quindi ok. E con questo abbiamo finito l'episodio di oggi. La scorsa volta erano 10 video, questa volta sono stati 13. E io spero che vi siano piaciuti o che almeno comunque uno vi abbia fatto venire i brividi. A me quello delle foto, sinceramente, sì. Comunque non preoccupatevi, dato che è uscito questo video oggi, che non so che giorno è, ma so che non è venerdì. Non preoccupatevi, il video di venerdì comunque uscirà. Nessun video subirà ritardi nella tabella di marcia, quindi questo video è in più per passare del tempo insieme, chiacchierare, conoscerci meglio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere tutto quello che pensate qui sotto, così chiacchieriamo anche nei commenti. E niente, vi ricordo ragazzi di seguirmi anche su Instagram, perché lì non mi caga nessuno. Quindi siete benvenuti se volete seguirmi anche lì. E detto questo, comunque vi ringrazio ragazzi per aver passato il vostro tempo qui con me. E appunto adesso basta, ho finito le cose da dire. Quindi vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento a questo venerdì con un altro file. Ciao!